Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei iniziare una nuova categoria di video, visto che ho notato ci sono tantissimi appassionati come me di Funko Pop o del marchio Funko in generale, e visto che tantissime volte mi chiedete quali sono i siti per cui mi affido per l'acquisto, dove li prendo eccetera, ho detto perché non fare questo tipo di video, che ho ripreso da un canale che seguo tantissimo e che mi ha aiutato tantissimo a iniziare questo tipo di collezione, che è Funko Pop Italian Adventure. Vi linko il canale qua sotto nell'info box se vi interessa l'argomento. È una ragazza bravissima, super preparata, ha una collezione vastissima. Sono tipo una super fan. In questo mese vi farò vedere gli acquisti di gennaio e febbraio, visto che si sta concludendo, che sono un po'... Ho fatto dei grossi recuperi, alcune sono delle nuove uscite. Mixando tutto quanto ho un bel bottino. Non vado in ordine cronologico perché non me li ricordo, però inizio con quello, diciamo, un po' più... vecchio, che è uscito più o meno a inizio dicembre. Mi è arrivato dall'America perché è un'esclusiva del Funko Shop che sta solo in America, quindi per forza ho dovuto prenderlo tramite privato, e infatti l'ho preso da eBay. In questa categoria di video io vi metterò, o meglio cercherò di mettervi tutti i link qua sotto di ogni Funko che vedrete, perché comunque alcuni, ok, sono privati tipo questo qui, però magari posso ricercarveli su eBay, mentre altri ci sono sempre standard su Amazon o su AMP, che sono i siti che bazzico un po' di più. E quindi il primo Funko è questo qui. È un Funko del film Wonder Woman. Come vedete appunto qui c'è il bollino del Funko Shop. Questo è come si presenta nella confezione. Qui dietro poi ci sono quelli inerenti alla collezione, di cui praticamente li ho quasi tutti. Appena ho visto sarebbe uscita, ho detto deve essere mia, cioè tipo a qualunque costo. Infatti l'ho pagata un pochino. In realtà stava sui 50 più o meno, convertendoli dal dollaro. Però sapete tutta la storia che c'è dietro, perché per due mesi e mezzo sono stata ad aspettarla, non arrivava, quindi mi è stato fatto il rimborso. E poi alla fine, tac, mi è arrivato e ho pagato soltanto la dogana di 15 euro, quindi alla fine si può dire l'ho pagata 15 euro, però teoricamente non doveva essere così. Ed è appunto quella che ha le braccine incrociate. Moltissime volte mi viene chiesto perché non rimuovo tutti quanti i Funko dalla scatola, occuperebbero meno spazio, eccetera, eccetera. In realtà tutti i collezionisti sapranno che non vanno mai tolti dalla scatola, soprattutto se la scatola è bollinata come in questo caso, perché primo perdono di valore e secondo praticamente non ha senso. E quindi se ok comprate 2 o 3 Funko perché vi piacciono potete toglierli, però io che le faccio per collezione non lo farò mai nella vita. Ogni volta che me lo dite è una pugnalata al cuore. Quindi questa è la prima, sempre che ho preso su eBay, però questo qui l'ho preso dall'Inghilterra, quindi già il prezzo era minore e non c'era da pagare la dogana. È questo qui, che è un Funko Pop della serie di Android, che io seguo assiduamente, mi piace tantissimo, lei è una dei miei personaggi preferiti, ed è Lexa. Io ho già la versione questa qui, come vedete qui sul front, che ha il trucco colato, insomma il classico. Però questa qui è la versione Chase, come potete vedere dal bollino. Nella versione Chase cambia uno o più particolari dell'originale. In questo caso appunto lei non ha il trucco. E mi piaceva tantissimo questa cosa, perché essendo il mio personaggio preferito, ha 2 versioni, dovevo prenderle. Qui dietro troviamo tutto il resto dei personaggi. Io li ho tutti, tranne questi 2, perché non mi intrigano neanche proprio come sono fatti. Questa qui l'ho pagata sui 30 più o meno, tipo 28-29. Poi finiamo con i Funko di eBay, però questo qui volevo lasciarvelo alla fine perché è un pezzo un po' particolare, quindi passo direttamente a quelli di Amazon. Il primo è questo qui, l'ho cercata per tantissimo tempo perché non riuscivo più a trovarla, essendo che è uscita già da un pochino, ed è la versione live action di Cenerentola, quindi quella ispirata al film, non al cartone, perché c'è questa distinzione. Quella del cartone già ce l'avevo e mi mancava questa qui. L'ho adorata subito perché, come vedete, ha il particolare della scarpina che sporge. Infatti se vedete nella collezione c'è anche proprio il topolino nella scarpetta. Però lei mi piaceva da morire. Questa l'ho pagata intorno ai 23 euro. Poi passiamo a quelli che ho preso su AMP, dove acquisto praticamente l'80% delle volte, perché comunque aggiornano la lista molto frequentemente. Anche ora ci sono quelli ad esempio di Black Panther che ho già preso, quindi insomma è molto rifornito. Ci ho anche collaborato una volta perché davvero è un sito che mi piace molto, ha anche l'applicazione, quindi perfetto. E ho preso questa qui, anche qui non la riuscivo a trovare da nessuna parte. Poi è uscita l'uscita addirittura con 3 bollini, quindi ho detto la devo prendere. Non l'ho pagata tantissimo perché l'ho
pagata mi pare 19 euro ed è Snow White, quella naturalmente del cartone. Come vedete ha tre bollini addirittura, questo è exclusive, il bollino Diamond e il bollino esclusiva per Amp. Infatti questa è la versione tutta glitterata, ho anche la versione normale che troviamo qua dietro, però questa qui mi piaceva tantissimo. In realtà di solito non vado pazza per quelli Diamond, però vedrete che ne ho anche un altro preso sempre questo mese e diciamo che alcune volte li fanno bene, alcune volte li fanno male e questa mi piace molto. Sempre da Amp ho preso questo qui che in realtà era scontato, quindi questo è stato un incentivo in più per prenderlo, però volevo iniziare anche a fare la collezione di questa collezione, che è appunto sempre Disney ed è di Moana. Guardate quanto è pucciosa la versione Young Moana. Questa l'ho pagata infatti intorno ai 7 euro. Ce ne sono parecchie di versioni. A me interessava, diciamo, la versione base di Moana, che dovrebbe essere il numero 213, quella col maialino. Prima o poi prenderò anche quella, però intanto mi sono portata avanti. Poi, prima di vedere il film, ho preso questo Funko perché sapevo già questo personaggio mi avrebbe fatto morire dal ridere. E in realtà di questo film ci sono soltanto due Funko, purtroppo. Non ho capito perché, magari più avanti ne faranno, chi lo sa. Comunque è il Funko di Jumanji, che è un film fantastico. Io ho riso dall'inizio alla fine. Come vedete ci sono soltanto questi due personaggi e io ho preso il professor Shelley Oberon. Se avete visto il film potrete confermare quanto è stato epico questo personaggio, e anche questo l'ho pagato intorno ai 10 euro perché di solito il prezzo medio è un po' quello se non hanno nulla di particolare, bollini eccetera. Poi ultimo che ho preso su Amp è un altro di quelli Diamond Edition, è un pezzo abbastanza carino da avere nella collezione, infatti l'ho preso subito, sempre Disney, ed è un Funko ispirato a Stitch. È una cosa pucciosissima. Anche questo ha tre bollini: Diamond, Hot Topic e Amp Exclusive. Qui dietro troviamo gli altri, che in realtà devo dire neanche Lilo mi piace tantissimo, quindi ho preso soltanto lui. Questo l'ho pagato intorno ai 12 euro 13 euro. Anche questo in realtà è un'uscita abbastanza recente, l'ho trovata anche su Amp, però su Amazon costava un po' di meno in quel frangente, perché a volte fanno proprio degli sconti di poche ore. Infatti l'ho pagata 9 euro e qualche centesimo ed è Ginny Weasley, quindi un Funko di Harry Potter. Ce ne sono a miliardi, quindi se volete fare soltanto la collezione di Harry Potter ce ne saranno tipo almeno una trentina accertati, più tutte le varie esclusive, i vari chase eccetera. E questo appunto è uno dei miei personaggi preferiti, quindi dovevo prenderlo. Ho già la versione base, questa qui è quella sulla scopa e con la divisa di Quidditch, quindi mi piaceva davvero tantissimo averla. Qui dietro ci sono tutte le altre uscite di questa collezione, di cui io già ho qualcosa. L'ultimo Funko di questa ondata è uno di quelli che desideravo di più di tutti. Appena ho visto l'annuncio dell'uscita ho detto no, cioè aspetta un attimo, mi sento male, perché sapete che La Sirenetta è il mio cartone Disney preferito di sempre. Io sono ossessionata con le sirene in generale e quindi non potevo farmela sfuggire. Però c'era un ma, perché usciva soltanto nella Disney Treasure, che è una box esclusiva piena di altri gadget. Però a me non interessava prendere la box, anche perché comunque a un prezzo elevato dovevo prenderla per forza da privati anche quella. E quindi alla fine ho detto prendo soltanto il pack. Però per trovare questo pack un casino. Su eBay ho trovato questo rivenditore che la faceva a un prezzo abbordabile, facciamo così perché poi non è proprio abbordabile. Infatti me la sono accaparrata per più o meno 80 euro, senza contare le spese doganali, perché anche questa viene dall'America. Ed è questo pack da 2, perché dovete sapere la Funko fa anche i pack da 2, da 3 addirittura, insomma ce ne sono varie versioni. E questo è il Funko in questione, sono molto molto fiera di farvelo vedere perché è bellissimo. Ed è la versione vestiti da matrimonio. Qui abbiamo il bollino con appunto scritto Disney Treasure. Qui dietro ci sono le immagini. E la cosa bellissima, non so se lo vedete, dietro hanno anche lo sfondo del castello di Eric, che è praticamente un cartoncino inserito all'interno, ma è fantastico. Ariel è qualcosa di incredibile. Io li ho tutti i Funko di Ariel, proprio tutte le versioni possibili, tranne quella con la coda e gli occhiali, perché non mi piace. È un pack meraviglioso. So che il prezzo per alcuni potrà sembrare oh mio dio questa è pazza, però se siete collezionisti sapete che più un prezzo è alto più valore ha,
poi in futuro, e quindi ho detto facciamo questo investimento, e infatti non me ne pento assolutamente perché sono stra bellissimi. Poi se ci fate caso, diciamo che i miei Funko sono maggiormente Disney, anche se avete visto il video della Funko Collection, ogni tanto ve ne parlo nei vlog, sapete che più del 50% penso siano Disney. Quindi questo era tutto per il mese di gennaio, febbraio, mezzo dicembre, diciamo così. Riprenderemo poi i prossimi, vedremo cosa mi arriverà per il prossimo mese. Fatemi sapere qui sotto se vi piace questa categoria di video, naturalmente agli appassionati e ai non, perché so che magari a non tutti può piacere l'argomento, però visto che fa parte di me, il canale è me, ho detto perché non inserire anche quest'altra cosa. Io vi mando un grosso bacio, se il video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, ciao!